In questo video vi racconto del mio arrivo a Losanna per iniziare il mio anno di Erasmus. Per chi non lo sapesse, sono Federico, uno studente di medicina al quinto anno a Bologna e per tutto quest'anno sarò in Erasmus a Losanna, in Svizzera. Farò un sacco di video su tutte le esperienze che vivrò durante questo Erasmus, quindi iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram. Diciamo che è stata una partenza leggermente atipica, perché sono partito il 10 settembre, il giorno del mio compleanno. Il punto è che la sera prima ho organizzato un'uscita con i miei amici, sia per festeggiare il mio compleanno a mezzanotte, ma soprattutto per salutarli. E diciamo che è andata più o meno così. E anche così. E pure così. E fra l'altro a un certo punto, e si vede in questa foto, è arrivato questo signore che ha iniziato a parlarmi in spagnolo, anche se era italiano, e mi ha detto qualcosa sulle stelle, sull'allineamento dei pianeti. E io ero tipo lì, ok, grazie. Grazie per gli auguri. Sì, arrivederci, grazie. Poi diciamo che la serata è continuata in altri bar e a ogni bar c'era un giro di shot. Quindi potete capire anche voi che sono arrivato alla fine di questo giro dei bar abbastanza provato. Si erano fatte ormai le 4 e mezza, 5 forse, e quindi sono tornato a casa anche perché la sveglia era alle 9. E diciamo che con 4 ore di sonno mi sono svegliato, mi sono lanciato in macchina. Ed è stato più o meno questo la situazione per tutto il viaggio. Quindi praticamente io mi sono addormentato a Bologna e mi sono svegliato a Lugano, che però non era la mia destinazione. E mi sono svegliato con mia mamma che mi scuoteva e mi diceva: "Ah, Fede, dai, muoviti, vestiti, mettiti la camicia, mettiti l'abito che andiamo in un posto." Ero tipo: "Ma che cosa? Ma no, lasciatemi dormire per favore." Quindi dopo siamo andati in un parcheggio, mi sono vestito, tutto, scarpe eleganti, tutto quanto, e mi hanno portato come sorpresa per il mio compleanno, i miei genitori e mio fratello in questo ristorante molto, molto, molto bello a Lugano. Ho qui una bellissima foto del piatto che mi sono mangiato, tartare di carne. Wow! Veramente buona. E invece questa era un po', la visuale che c'era appunto dal ristorante. Quindi tutto molto bello, scendiamo da questo ascensore che dava su tutto il lago, tutto quanto. E poi i miei genitori mi fanno: "Non è finita qua, adesso non partiamo subito per Losanna, ma andiamo qua dentro." Mi giro e c'era un casinò, quindi siamo andati a giocare al casinò. Ovviamente non sto promuovendo il gioco d'azzardo, era semplicemente il mio compleanno, mi hanno voluto fare questa sorpresa, quindi siamo andati. Se mai nella vita per caso giocherete d'azzardo, tutti i soldi che giocate considerateli già persi. Quindi se proprio dovete giocare, giocate con delle cifre che siete disposti a perdere. Fatto questo preambolo, mio papà mi ha dato 100 euro per giocare e ne ho vinti 40. Sicuramente era la fortuna del compleanno, anche perché a fianco avevo una donna cinese che parlava di aver perso 30.000 euro il giorno prima. Ok? Quindi io ne ho vinti 90, lei ne ha persi 30.000, quindi capite che il gioco d'azzardo è d'azzardo proprio per quel motivo. Però vabbè, io fortunato quel giorno, felice della mia vincita, sono tornato in macchina. Mi sono addormentato di nuovo perché comunque ero ancora molto 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 stanco e mi sono svegliato nella bellissima Losanna. Quindi siamo venuti qua in quella che sarà casa mia. Se volete un tour della casa, scrivetemelo nei commenti e ve lo farò. E appunto ho mostrato a mio fratello la camera, visto che lui non c'era ancora stato, un po' il complesso e cose varie. Siamo arrivati la sera abbastanza tardi, quindi abbiamo mangiato e siamo andati a letto. E il giorno dopo, appena dopo pranzo, era il momento di salutare i miei genitori e mio fratello. Ovviamente più di una lacrima è stata spesa, perché ovviamente per me è un momento molto emozionante, cioè è la prima volta che esco di casa, è la prima volta che vivo da solo, sarà veramente un'esperienza molto importante per me. E quindi dopo i miei genitori sono andati via, ma mentre andavano via, esattamente sotto la finestra di camera mia, è comparsa una Lamborghini. Oltre alla Lamborghini parcheggiata sotto il mio studentato, i miei e mio fratello stanno andando. Così, totalmente casual.
inizia ufficialmente il mio Erasmus. Non conoscendo nessuno, sono semplicemente andato a farmi un giro qua nel parchetto dietro casa mia e al lago. Devo ammettere, molto carino, e soprattutto anche perché avevo beccato una bella giornata. Poi direi che è tutto per il mio arrivo, perché dopo sono andato a letto e da lì è iniziata la mia prima settimana di Erasmus. Sto registrando questo video sabato di questa prima settimana e vi posso assicurare che è successo veramente di tutto. Ho partecipato a diversi eventi di Erasmus Student Network, che sono dei ragazzi della mia età sostanzialmente, che organizzano appunto degli eventi per gli studenti Erasmus e cose varie, per conoscere la città e tutto quanto. Quindi ho documentato un po' di questa settimana, nonostante io non abbia registrato ogni singola cosa. Ho registrato veramente un botto, quindi probabilmente usciranno addirittura due video da questa prima settimana. E poi martedì iniziano ufficialmente le lezioni, quindi vi porterò dei contenuti anche su quello, sull'ospedale, su come sono le lezioni, come sono diverse rispetto a quelle che appunto faccio in Italia. Anche le differenze con l'università, insomma, avete già capito che ci saranno un sacco, davvero un sacco di contenuti. Quindi ora io mi metto ad editare questo video per farlo uscire domani in orario, spero. E poi me ne vado a giocare a beach volley, perché ci sono davvero un sacco di sport, di strutture. Per ora Losanna mi sta facendo una bellissima impressione. Devo ancora capire questo setup, come girare i mobili, dove registrare tutto quanto, ma ho un anno di tempo. Per ora mi sono semplicemente messo davanti a un muro bianco. Quindi mettete mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram per rimanere al passo con tutte le cose, tutte le esperienze che farò in quest'anno di Erasmus. Ciao!